È stato il suo debutto come autore, regista e interprete in uno spettacolo che ha presentato alla sua città natale, Iglesias. Luigi Puget, du classe 1990, quest'estate ha presentato I Maledetti di Iglesias nella cornice del Chiostro di San Francesco. Un giovane attore con all'attivo già un considerevole bagaglio di esperienze teatrali e televisive. Lo abbiamo incontrato per conoscerlo un po' meglio nel giardino della Biblioteca Comunale Cittadina. Lo spettacolo è il racconto stesso di quello che ho fatto quando ho deciso di iniziare a fare le ricerche, quindi il racconto stesso di tutta la costruzione, il percorso anche, compresi gli incontri casuali. E il libro mi ha dato la possibilità, anche l'incontro con lo stesso scrittore del libro, appunto, mi ha dato la possibilità. Francesco Cherchi. E Francesco Cherchi, il esatto, libro si di intitola? Francesco Cherchi e di Roberto Cherchi, Schegge dal passato. Allora, io stavo componendo un puzzle. E il libro è stato importante per rimettere insieme tutti questi pezzi del puzzle e arrivare a un racconto finale. Ecco, quindi da qui tu sei partito e insomma hai portato quest'estate in piazza questo tuo spettacolo a Iglesias. Allora, ha avuto un buon seguito, nel senso che i feedback sono stati molto positivi. Questo mi ha dato fiducia, ho detto perché non provare? E poi anche il fatto che è girata la voce, quindi insomma, un bel risultato. Hai anche esperienze televisive? Sì. Allora, sono poche ma buone, nel senso che non sono sempre in televisione, non sono famoso. Però quando ci sono stato comunque da protagonista e quindi anche l'esperienza di set è stata un'esperienza di set intensa perché tutte e due volte ero il protagonista, quindi c'era anche una certa responsabilità. Quindi mi sento di dire poche ma buone. E come interprete ho comunque da anni che lo faccio come professionista e ho lavorato con molti registi teatrali molto importanti, tra i più importanti comunque in Italia, sì. Questo weekend le repliche dello spettacolo il 27 e 28 novembre a Flumini Maggiore per la stagione teatrale autunnale di Sardegna Teatro, poi l'11 dicembre a Bugerru all'ex Centrale Elettrica e infine nuovamente a Iglesias il 17 dicembre nel prestigioso Teatro Elettra.